Ma devo dire che vedendo gli allenamenti i ragazzi stanno bene, ma stanno bene veramente, non ci sono problematiche particolari. Poi magari i risultati o l'ultima partita hanno detto cose diverse, ma credetemi, il gruppo sta bene, questo mi dà grande fiducia. Alibi sicuramente no, perché Auteri non è il tipo che cerca alibi, mai cercati nella mia carriera, mai, mai. Non mi sono mai lamentato anche di giocatori assenti, eccetera. No, mi dispiace che sia stata interpretata male una cosa. Io, lontanissimo da me il pensiero di muovere critiche all'operato di un collega che stimo e di uno staff, ma proprio un pensiero lontanissimo. Ho soltanto voluto dire che rispetto a quando li avevo lasciati, 3-4 giocatori, di cui non voglio fare i nomi perché non è utile, stavano meno bene, ma se andate a vedere quei 3-4 giocatori sono soltanto quelli che negli ultimi 2 mesi, 2 mesi e mezzo hanno avuto problematiche fisiche e quindi non hanno avuto continuità di lavoro. Mi dispiace che sia stata interpretata così, probabilmente sono stato travisato, forse non mi sono espresso bene, ma è lontano da me il pensiero di muovere critiche a un collega o a uno staff che ha lavorato con un collega, ma proprio lontano anni luce. No, abbiamo soltanto valutato e ripeto, il gruppo sta bene, poi è chiaro che ci sono dei giocatori che sono reduci da problematiche, vedi Celiento, vedi Ciofani, vedi Bianco, i quali hanno ripreso tutti, ma anche lo stesso Cianci, che però ha fatto già 12-13 giorni di lavoro con continuità, senza accusare problemi, e questa è una cosa molto importante. Ripeto, io sono fiducioso e sono anche soddisfatto del lavoro che facciamo. Se qualcuno avesse la possibilità di vederci in allenamento, si renderebbe conto che questa è una squadra viva, in salute, una squadra che ha voglia, che ha motivazione. È chiaro che tutto questo lo dobbiamo confermare nelle gare, perché questo è fondamentale, se no di che parliamo? Sì, Cianci, ho detto, lavora da 12-13 giorni senza problemi, tutti sanno che insomma, negli ultimi 2 mesi qualche problema lo aveva avuto e quindi poca continuità di lavoro. Bianco ha ripreso da 3-4 giorni con noi a pieno ritmo, dopo aver fatto 20 giorni di lavoro differenziato. Celiento sta molto meglio, quasi, 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 quasi al 100%, e Ciofani è un giocatore che ha recuperato. Saranno tutti disponibili, poi vedremo di valutare, insomma, di fare le opportune scelte. Ma sicuramente già Cianci giocherà, lo dico, Cianci giocherà, Celiento è molto probabile e Ciofani giocherà. Bianco magari ha bisogno di un po' di tempo in più, magari in quel ruolo abbiamo dei giocatori che stanno bene, come Lollo, come Derisio e come Maita, perché anche Lollo sta bene, anzi Lollo è un giocatore che mi ha sorpreso positivamente rispetto a quando lo avevo lasciato, è un giocatore molto più vivace, è un giocatore molto, molto più intraprendente, vedete che in questo momento, anche nel caso di Lollo, sto dicendo l'esatto opposto di quello che ho detto prima. Quindi niente, sono a disposizione. Alcuni giocheranno sicuramente, Bianco vedremo durante. Ma Cianci e Antinucci sono due giocatori che possono coesistere tranquillissimamente perché hanno caratteristiche che li legano, sono tutti e due giocatori molto bravi tecnicamente, hanno caratteristiche fisiche diverse, sono giocatori che possono fare gol in tanti modi. Antenucci entrando o attraverso l'inserimento alle spalle della difesa, col tiro in porta perché calcia molto bene con tutti e due i piedi. Cianci come giocatore d'area di rigore, molto presente, è forte, forte fisicamente, forte nel gioco aereo. Certo che si completano, certo che sono giocatori che stanno in simbiosi, poi bisogna sempre inserirli all'interno di un contesto di squadra. Davanti, ma davanti inizieranno la partita Dursi, Antenucci e Cianci. Ah, ma quante cose sto dicendo, eh? No, mi aspetto di fare punti e di farli nel modo migliore, mi aspetto una grande attenzione, una grande concentrazione, una grande motivazione perché è fondamentale, non è che perché è l'ultima giornata di campionato o perché tanti obiettivi si sono persi, non esiste, mi aspetto di fare una prestazione giusta, solida, consistente, vivace, fatta di ritmi, è una gara come si deve, insomma. Ma al di là di questo, da blindare, noi dobbiamo pensare a vincere la gara, a farlo bene. A vincere la gara, a farlo bene, perché dobbiamo chiudere bene, poi avremo tempo per preparare anche altre cose, ma su altre cose abbiamo già cominciato a lavorare. Sono due ragazzi che hanno qualità, chiaramente ruoli e caratteristiche diverse, certo che sì, ma Mercurio
Se la partita di domenica scorsa a Torre del Greco avesse avuto un epilogo diverso, il Durante lo avrei messo sicuramente dentro, l'ho già spiegato, ma perché è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha qualità, certo che potranno fare parte del contesto. Penso di sì, però non ho ancora deciso, vedremo. Probabile, lavoreremo su questo, ma sono piccole sfumature, piccoli dettagli per fare in modo di fare coesistere nel modo migliore Antenucci e Cianci, per mettere tutti, per valorizzare le risorse migliori di questa squadra, di questo gruppo, probabile che faremo qualche piccola variazione, ma poi deve sempre rimanere ferma un'immagine di squadra caratteriale, di squadra che impone gioco, di squadra che gioca con intensità, di squadra che è poco propensa a concedere e a subire. No, perché stiamo bene, garantisco che stiamo bene dal punto di vista fisico.